Ma per il centrodestra è una svolta tardiva. Dalla maggioranza scelte necessarie, ora serve unità, non polemiche. Virginia Lozito. Meglio tardi che mai, ma il decreto ancora non c'è. Dal governo poche certezze. Salvini interviene così sulla nuova stretta e chiede al presidente Mattarella di convocare tutte le opposizioni unite. Basta annunci di notte, riaprire subito il Parlamento, aggiunge. Le Camere siano riunite a oltranza, propone Meloni, Fratelli d'Italia, che definisce intollerabile il modo di comunicare del governo. Orari improbabili, dice, i cittadini ancora non sanno chi chiude e chi no. Basta smania di protagonismo. È il momento di mettere insieme tutte le energie migliori per affrontare questa fase complessa. Scongiurare un nuovo esodo verso sud, anche con l'esercito, dice Tajani, Forza Italia, che torna sull'Europa, dato finalmente un calcio a rigore. Lupi, noi con l'Italia, Conte riferisca in aula, anche più Europa chiede chiarezza. Misure drastiche ma necessarie, interviene il ministro degli esteri Di Maio. La priorità, tutelare la salute di ogni cittadino. E il sottosegretario Fraccaro annuncia, pronti a usare uno scudo di protezione per difendere le risorse strategiche e il sistema paese, anche rafforzando il Golden Power. I sacrifici di oggi sono gli investimenti per la salute, commenta Crimi, per i 5 Stelle, chi fa polemica ora crea tensioni inutili. Renzi pungola, si riunisca il Parlamento, basta show su Facebook. Bene Conte, dice l'EU, ora mettere in sicurezza lavoro e reddito. Il PD invita tutti al rispetto delle nuove disposizioni. È il momento dell'unità, dice il vice segretario Orlando. E i Dem con Fiano definiscono inaccettabile che altri paesi europei come Repubblica Ceca e Polonia blocchino materiale sanitario comprato dall'Italia. In Lombardia situazione ancora